È martedì 25 febbraio, una buona serata a tutti da parte della nuova redazione di Telegenova. Era una notizia purtroppo nell'aria e oggi è arrivata, primo caso positivo di coronavirus in Liguria. Si tratta di una turista che risiedeva in un albergo ad Alassio nei giorni scorsi, che era arrivata da Castiglione d'Adda, secondo quanto indicato dalla regione, non da Codogno come invece era stato scritto in prima battuta. La donna era insieme ad altre persone, si è autodenunciata come richiesto dalle autorità sanitarie ed è stata trasferita al San Martino. La regione ha confermato la notizia, ha disposto una task force per andare a fare tutti i rilievi nel caso del caso nell'hotel. Intanto nel pomeriggio si è tenuto il punto stampa nella sede della Regione Liguria con il governatore ligure Giovanni Toti. Noi eravamo presenti, allora andiamo a vedere il contributo. Come avete saputa sostanzialmente in tempo reale, anzi vorrei specificare che abbiamo fatto scattare ovviamente tutti i protocolli, abbiamo dato la notizia nel momento in cui il primo test in Liguria è risultato positivo. In questo momento stiamo effettuando il secondo test di verifica in Liguria, sempre presso i nostri laboratori, dopodiché, come d'accordo con il Ministro Speranza e il Presidente Conte dalla conferenza che abbiamo fatto questa mattina, ci sarà l'ulteriore test dell'Istituto Superiore di Sanità presso lo Spallanzani che vidimerà definitivamente il caso. Quindi stiamo parlando di un caso positivo salvo controordini dei test successivi, ma ragionevolmente stiamo parlando del primo caso positivo in Liguria. Si tratta di una signora settantenne che è verificata ad Alassio. La signora è in buone condizioni, fortunatamente, ed è già ricoverata presso le stanze appositamente dedicate dell'ospedale San Martino di Genova, dove riceve le cure più appropriate. Stiamo ovviamente ricostruendo tutto quello che c'è a monte. La signora è in un albergo di Alassio, fa parte della comitiva che è stata lì dall'11 e di cui ieri abbiamo già parlato perché due soggetti erano in vigilanza attiva. Stiamo ovviamente, siccome era ad Alassio dall'11 e occorre ricostruire la catena epidemiologica degli eventuali contatti, il nostro staff, l'ufficio di igiene e prevenzione sta già lavorando nel comune di Alassio a questo fine. Dobbiamo anche dirvi che la signora ha ricevuto delle cure al pronto soccorso di Albenga prima che scattasse la nostra ordinanza interdittiva di domenica e quindi abbiamo ovviamente già rintracciato il personale con cui è entrata in contatto in quel caso. Seguiremo naturalmente tutti gli aggiornamenti. Intanto il nostro Franco Nativo ha intervistato anche l'assessore comunale al commercio Paola Bordilli a proposito della ricaduta negativa per le attività commerciali in caso di ulteriori e possibili ordinanze restrittive. Sulla ristorazione alla sera, ecco, quindi questo è il dato, ecco, che oggi emerge, è un contatto che ovviamente manterremo nella settimana e nell'eventuale periodo se ci dovesse andare in prolungamento sia l'ordinanza attuale che comunque altre misure. Ovviamente c'è una piena disponibilità con un dialogo che è già partito, quindi ora vedremo anche Regione cosa ci dirà nei giorni futuri. Ovviamente siamo completamente a piena disposizione
c'è pieno dialogo e anche pieno c'è monitoraggio per comprendere bene anche ecco, se nella nostra città vi sono zone più colpite, altre meno. Ecco, su questo sicuramente siamo allertati e ovviamente con il insomma, dialogo c'è costante. Per quanto riguarda invece questa presa d'assalto dei supermarket da parte magari di persone, anche in maniera forse anche un po' incomprensibile o comprensibile, non riusciamo ovviamente a dare una risposta. Ma sì, sicuramente diciamo, forse è a seguito anche di uno stile di vita cioè molto differente rispetto al nostro passato. Se voi pensate nonne e anche genitori con diciamo, quelle dispense molto grandi, anche riempite ecco, a diciamo così, dismisura forse alle volte o comunque per la reale necessità, effettivamente ecco, cioè, credo che segni un po' anche proprio un cambio ecco, di uno stile di vita che quindi poi quando si insomma, ritrova ecco, con un'emergenza, allora subito va, diciamo, quasi nell'ansia, ecco, che io credo, ecco, ripeto, che sicuramente non è un tema che dobbiamo cioè mettere cioè come sottovalutazione, sicuramente, ecco, ripeto, cioè l'invito è comunque a vivere queste nostre giornate, a fare in modo che con la prevenzione dovuta si possa anche continuare a mantenere una normalità. Chiudiamo con questo, Assessore, secondo lei so che comunque già da parecchi mesi ne state parlando di quelli che potrebbero essere anche degli aiuti commerciali qualora ci fossero delle forti ripercussioni per gli operatori commerciali. Ma guardate, noi soprattutto con il bilancio abbiamo approvato proprio anche una normativa cioè molto più diciamo snella che ci può consentire di anche modificare anche tariffe proprio che cioè di solito sono annuali e quindi vengono approvate solo ed esclusivamente con il bilancio per norma, cioè prevedendo una delega alla Giunta per calamità naturali o per casi eccezionali. Il mio pensiero è poi soprattutto per i cantieri molto grossi, cioè molto impattanti cioè nella nostra città e quindi anche su altri casi che eventualmente si possono ripercuotere, cioè proprio per far sì di anche rispondere in maniera veloce su esigenze, diciamo, sia cioè naturali sia anche ovviamente che oggigiorno cioè possono anche capitare più diciamo repentinamente, per far sì che i cioè, tempi dell'amministrazione possano davvero essere quelli che le imprese vogliono e di cui hanno bisogno e anche diritto. Torneremo su eventuali aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Nel frattempo andiamo avanti con i nostri servizi. Il gruppo Abele fornirà un'assistenza particolare a assistenti sociali e agenti di polizia municipale per migliorare l'approccio con i senza tetto. Una vera e propria scuola che potrà aiutare gli assistenti sociali, gli agenti della polizia locale. Parliamo un po' meglio di questo progetto. Sì, è un progetto formativo che aiuterà assistenti sociali e appunto agenti di polizia municipale a sviluppare un approccio. Partendo dalle loro competenze, che già ci sono, vorremmo invece aiutarli ad implementare quelle che normalmente vengono chiamate soft skills, e cioè quelle competenze trasversali poco tecniche ma estremamente utili perché sono relazionali. Se pensiamo alle situazioni che questi operatori incontrano, sia sul piano dell'assistenza sociale, ma molto rispetto agli agenti di polizia municipale, che vivono il territorio, spesso vivono la strada, è importante che sviluppino un approccio che possiamo dire gentile, sembra un po' paradossale visto che la divisa dovrebbe un po' richiamare come dire, no, a un altro tipo di approccio, ma in realtà è importante che proprio quelle figure professionali che a volte hanno invece già indossando una divisa che può invece elicitare dei vissuti di un certo tipo, sviluppare l'approccio gentile. Assessore, c'è anche un aspetto, insomma, più di soft skills, di quelle qualità che magari possono essere implementate. Questo progetto mira proprio a questo. Sì, è un progetto di cui sono molto soddisfatto, anche perché, diciamo, la lotta al degrado in città e comunque all'aiuto dei senza fissa dimora è già da un po' che con l'assessore Fazio stavamo studiando come riuscire da una parte a garantire, perlomeno nelle zone turistiche, ma non solo,
una situazione dove non ci fossero bivaccamenti e quant'altro. Però dall'altra è anche giusto cercare di dare una mano a chi appunto dorme per strada, far capire che le istituzioni ci sono. Ora con questa iniziativa aumenteremo ancora di più la possibilità di dare una mano e senza fissa dimora, garantendo da una parte l'aiuto a loro e dall'altra evitando situazioni di degrado che naturalmente non sono tipiche di una città a vocazione turistica. Telegenova sul territorio, ormai l'allungamento della metropolitana da Brin a via Canepari è un progetto. Canevari è un progetto concreto, i cittadini hanno in mano il documento di valutazione di impatto ambientale ma chiedono il cronoprogramma del progetto. Il progetto di impatto ambientale prevede, ha previsto tutto un rilievo del rumore che attualmente fa la metropolitana per riuscire a capire quale sarà poi l'effettivo rumore che si avrà con il prolungamento fino a via Canepari. In questo rilievi sono stati fatti però con gli attuali mezzi che si stanno utilizzando sulla metropolitana e non sono stati fatti invece i convogli di due treni che dovrebbero raggiungere poi via Canepari. E quindi questo già lo troviamo un limite a questo documento. La cosa che però ci interessa di più in questo momento è il discorso sulla cantierizzazione dei lavori, anche perché vicino alla zona ci sono due cose abbastanza importanti. Uno è il capolinea degli autobus, che si presume non potrà essere più in questa zona, e l'altro la presenza della scuola, che quindi creerà abbastanza problemi per l'entrata e l'uscita dei ragazzi. Non abbiamo in questo momento un cronoprogramma dei lavori, per cui sarebbe interessante avere non solo il documento che riguarda il VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, ma avere proprio il cronoprogramma dei lavori che verranno effettuati. Perché sono importanti i tempi, secondo voi, in questo momento particolare? Sono importanti perché bisogna riuscire a capire come la cittadinanza potrà svolgere la propria quotidianità dovendo essere chiuse alcune strade e alcuni accessi sia alla scuola sia ai mezzi pubblici e anche per tutto quello che riguarda poi il traffico privato che viene dalla collina. Di questa cantierizzazione si può parlare in tavoli, assemblee pubbliche e quant'altro. Vi risultano essere state convocate? Allora, era stata convocata un'assemblea, è stata richiesta un'assemblea al sindaco e questa assemblea era stata concessa ed era prevista per la fine di marzo. Ora però con gli attuali problemi del coronavirus non sappiamo se questi tempi potranno essere rispettati perché in questo momento anche assemblee piccole come possono essere le assemblee condominiali sono state sospese per almeno due settimane, quindi tutto verrà fatto più là ma non sappiamo ancora quando. Voi cosa chiedete? Un ibridare questa situazione, una sospensione intanto che questo periodo di emergenza finisce? Sì, ma oltre quello che chiederemo proprio è avere la pubblicazione almeno del progetto e la pubblicazione sul sito del comune di quello che il sindaco avrebbe potuto dire il giorno 27 con slide, con presentazioni fatte in modo molto comprensibile per la cittadinanza. Una start-up di giovani che hanno l'obiettivo di valorizzare i mercati rionali. I mercati rionali sono sempre una parte importante della nostra tradizione, ma sono un mondo che sta andando verso un inesorabile declino. Inesorabile forse no, perché c'è un'idea, un progetto che è pronto a rivoluzionare anche questo sistema. Certamente, certamente. Noi siamo Bimercato, ne avete sentito magari parlare in questi giorni, e Bimercato appunto è tradizione e innovazione. Siamo un gruppo di ragazzi giovani, nuovi, genovesi doc, che vogliamo lanciare una nuova proposta dedicata appunto ai mercati di Genova e della Liguria, un'offerta un po' nuova, un'offerta a 360 gradi legata al mondo dei mercati, appunto come, dove arrivare,
una vetrina online e la possibilità di avere appunto un servizio di prenotazione dedicato ai mercati, così da rilanciare questo settore che è in forte crisi. Noi ci crediamo, noi abbiamo tanta passione e tanto interesse per le tradizioni, accomunata dalla tecnologia, no? E da quindi tutto ciò che è digitale, che sicuramente può dare una grossa mano anche a questo settore. Parliamo un po' di voi, siete un gruppo insomma di giovanissimi, tutti under 30, quanti siete e da dove venite? Esatto, siamo allora in 7, veniamo tutti da Genova, facciamo tutti studi relativi comunque al settore tecnologico, spaziamo dall'ingegneria, spaziamo dal digitale, dal marketing, dal grafico, anche dalla legalistica, quindi abbiamo degli aspiranti comunque avvocati, e diciamo quindi che c'è un giusto mix, un giusto connubio di forze che vogliono appunto fare una cosa bella, nuova e positiva per questo settore, che sono appunto i mercati rionali. Passiamo allo sport, al calcio. La Samp si era allenata domenica a Bogliasco, poi Ranieri ha concesso un paio di giorni di riposo. La squadra si ritroverà domani al Mugnaini per lavorare in vista del posticipo Sampdoria-Verona, in programma lunedì sera alle 20.45. Non si sa ancora con certezza se anche al Ferraris lunedì si giocherà o meno a porte chiuse, come succederà invece in altre regioni. La situazione è in evoluzione, naturalmente vi daremo aggiornamenti. Per quel che riguarda il campo, Ranieri dovrà fare a meno di Ramirez e Murru, che erano squalificati ma non hanno ancora scontato il loro turno di stop per il rinvio della gara contro l'Inter. A proposito di Inter, anche in questo caso incertezza sulla data del recupero con la Sampdoria. Samp, che sembrerebbe propensa a voler giocare a maggio e non nelle prossime settimane. Molto però dipenderà dal cammino dei nerazzurri in Europa League e in Coppa Italia. Passiamo invece al Genoa. Genoa che sarà impegnato domenica in trasferta a San Siro contro il Milan alle 12.30, match in questo caso sicuramente a porte chiuse. Rossoblù che ritroveranno Stefano Sturaro, che ha scontato il turno di squalifica, probabilmente anche gli infortunati Pinamonti e Romero. Chi invece quasi certamente sarà titolare è invece Valon Berami, ormai diventato autentico punto fermo della formazione di Davide Nicola. Obiettivamente erano stati molti a storcere il naso quando nel corso del mercato di gennaio, quello che un tempo veniva definito di riparazione, il Genoa aveva tesserato Valon Berami. Lo svizzero kosovaro, che aveva già vestito i colori rosso-blu agli albori della sua carriera, 24 presenze in Serie B nella stagione 2003-2004, sembrava teoricamente un elemento in fase discendente. 35 anni, reduce da un grave infortunio e svincolato addirittura dal Sion, non certo una formazione di particolare blasone. Berami non era certamente stato accolto con particolare entusiasmo, i mugugni non erano mancati, ma lui, in silenzio e con grande professionalità, si è subito calato nella parte, allenandosi con voglia, umiltà e convinzione per mettersi a disposizione di un Davide Nicola che lo aveva fortemente voluto dopo averlo conosciuto nella stagione di Udine. Con questa applicazione e con una condizione fisica rivelatasi perfettamente integra, Berami nel giro di poche partite ha già conquistato i tifosi del Grifone. Aveva già fatto bene a Firenze, Bergamo e Bologna, ma domenica, contro la Lazio, è stato addirittura il migliore in campo. Autentico frangiflutti davanti alla difesa, si è confermato gran lottatore, ma anche dotato di esperienza e senso della posizione. Contro la sua ex squadra ha recuperato più palloni, ben 20, di tutti i 22 in campo, confermandosi guerriero fondamentale per il Genoa attuale, che per supportare il fioretto dei Pandev, degli Scione e degli Iago Falche, ha fortemente bisogno anche della sciabola di altri compagni. E Berami, insieme a Stefano Sturaro, lì in mezzo al campo, forma una coppia di guerrieri che nella massima serie pochissime squadre della fascia medio-bassa si possono vantare di avere a disposizione. In 30 giorni, Berami è già diventato un punto fermo del nuovo centrocampo del Genoa targato Nicola, e che il suo ritorno a Genova stia coincidendo con un momento felice per il centrocampista lo conferma indirettamente anche un'altra curiosità. La moglie di Berami, la sciatrice svizzera Lara Gut, campionessa in anni passati, proprio venerdì e sabato scorso è tornata a vincere nella discesa di Crans-Montana due prove di Coppa del Mondo dopo oltre 2 anni di astinenza, per poi raggiungere il Ferrari e venire a veder giocare il marito. Una famiglia felice sotto il cielo rosso-blu. Ed era l'ultimo servizio di questa nostra edizione. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci, a presto.